Senz'altro riconoscerete il luogo dove ci troviamo, cioè siamo nel coro del convento dei Cappuccini qui a San Marco la Catola, da dove vi stiamo trasmettendo già da un po' di giorni, se qualche settimana, e il coro è il luogo centrale, direi l'anima di una comunità. Qui i frati pregano, meditano al mattino, al mezzogiorno e la sera. Qui tante volte Padre Pio pregava, meditava e piangeva, come era suo solito, pensando e immedesimandosi nella passione di Cristo dinanzi a questo crocifisso. Chi ha vissuto con lui qui a San Marco la Catola diceva che era un frate retto, pieno di pietà, cioè pieno di devozione, di amore per il Signore e chiaramente anche per gli uomini. E oggi proprio qui vediamo l'ultima pillola di spiritualità, che poi non è l'ultima in ordine di importanza, ma è la prima, è il fine, è la scaturigine del fine, ed è capitato proprio qui, nel luogo della preghiera. Una frase che prendiamo dal Vangelo di Giovanni a capitolo 15, versetto 5, chiedo scusa. Senza di me non potete fare nulla. Sono le parole che Gesù dice ancora oggi a ciascuno di noi. Vedete, abbiamo fatto tutto un itinerario, abbiamo, tra virgolette, prescritto con l'aiuto di padre Nicola Lomurno, abbiamo prescritto una serie di pillole di spiritualità e di umanità, ma alla fine l'unica pillola che racchiude tutte è proprio questo, Gesù. Dobbiamo convincerci che senza di Lui non possiamo fare nulla. Senza di Lui certamente possiamo fare delle cose, ma senza di Lui non possiamo fare nulla di buono. Con Lui facciamo tutto di buono, senza di Lui tutto di male. Quando mettiamo fuori Gesù dalla nostra vita, credendoci noi semmai dei padri eterni, delle divinità che camminano, bene, noi mettiamo da parte noi stessi e gli altri, noi facciamo del male a noi stessi e agli altri. Dobbiamo, come ha detto più volte Papa Francesco, rivolgendosi soprattutto ai seminaristi, ai sacerdoti, ai diaconi, ai consacrati, dobbiamo decentrare da noi stessi, decentrarci da noi stessi per centrarci in Cristo, perché senza di Gesù non possiamo fare nulla. Io domani sono ancora a San Marco la Catola, vi aspetto, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!